giovani, vi voglio dire di avere la fortuna di trovare un lavoro, di non demoralizzarsi, dato che questo non sarà facile in Italia, e quindi nel perseverare nel cercare il mestiere soprattutto che gli piace, e di poterci possibilmente cercare un lavoro che li faccia stare in Italia. Li mandi all'estero a fare un po' di esperienza, ma poi li tenga a casa, ce ne abbiamo bisogno, di giovani bravi, e credo che vada bene anche per loro non allontanarsi troppo dalle famiglie, no? Quindi il messaggio è: il lavoro è importantissimo, bisogna farlo con dignità, bisogna farlo con un senso del dovere forte, e bisogna farlo tentando di non dimenticarsi che poi al centro di tutto ci sono le persone, quindi le famiglie, i rapporti, e non bisogna in questo senso pensare che qualunque mezzo giustifica il fine, no? Sto sempre in giro per il mondo, però quando posso torno a casa mia, che è casa dei tedeschi, il paese dove sono nato. Lo considero un privilegio. Detto questo, il nostro è un territorio che io considero eccezionale. La gente ha un senso della dignità altissimo, l'ha dimostrato, lei menzionava il terremoto. Il nostro è un popolo che non chiede mai niente, non vuole regali, vuole soltanto lavoro, vuole poter ritornare ad abitare dove stava, ma non sento mai lamentarsi perché non arrivano regali o cose del genere. Quindi questa è un po' l'abitudine e il modo di ragionare del nostro mondo, che è un mondo semplice ma molto solido, no?